Appuntamento in diretta di Talking dalla piattaforma social di informazione e comunicazione a reti unificate dal blog di rossanocalabro.it, corigliano-calabro.it, sibarinet.it e da radiocalabria.it, nonché dalla testata informazione e comunicazione.it. Format Talking, oggi ci occuperemo di fusione in un momento davvero difficile per via della fase pandemica, ovviamente, ma difficile anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, culturale. È chiaro che la pandemia ha forti ripercussioni su tutto, quindi non poteva avere anche ripercussioni su questo processo. Alcuni dicono solo in parte, diciamo, ha delle ripercussioni in questa direzione, perché in altra parte ci potrebbero anche essere delle responsabilità politiche. Tema centrale, dunque, tra conservatori, incerti e possibilisti. Al tempo del Covid, in materia di fusione. Ne parleremo, siamo in attesa anche di collegarci con lui, con Mario Gallina, che è un componente referente del Comitato Ritorno all'Autonomia di Corigliano. E ancora Enrico Iemboli, Comitato 100 Associazioni, che lo vedo già collegato con noi. Enrico, buon pomeriggio, Buon grazie pomeriggio a voi e a tutti gli ospiti. di aver accolto il nostro invito. E ancora Giuseppe Pacenza, che è responsabile comunicazione FCCN, che è un organismo nazionale, fusione comuni coordinamento nazionale. Giuseppe Pacenza, buon pomeriggio anche a te, tu collegato da Salerno, Costiera Sì. Amalfitana, beh, voglio dire, Sì. appetibile, diciamo. Sì. Ho questa fortuna di poter vivere in due luoghi stupendi in momenti alternati. Ecco, Dunque, intanto buonasera a tutti. siamo in attesa di collegarci, dicevo, anche con Mario Gallina del Comitato Ritorno Autonomia di Corigliano. Prego anche la regia di poter metterci nelle condizioni tecniche di poter collegare Mario Gallina nell'ambito di questo appuntamento, di questo format giornalistico. Ma come dicevamo, anche attraverso la comunicazione di informazione e comunicazione nella mattinata odierna, diciamo che in prima battuta vogliamo aprire invece su questioni decisamente più drammatiche, se vogliamo, la gestione della sanità. Vorrei anche che sia Enrico Iemboli che Giuseppe Pacenza, una volta collegato anche Mario Gallino, ascoltassero quello che ascolteremo da qui a poco, per un po' esprimere anche, diciamo, un punto di vista rispetto a quel che accade in relazione alla organizzazione dell'emergenza Covid calata nell'emergenza sanitaria. Come ricorderete, non più di qualche tempo fa la Calabria fu dichiarata zona rossa perché era ritenuto vulnerabile il sistema sanitario, no? Oggi i dati sono preoccupanti, torneremo, credo, oggi, domani di nuovo a zona rossa per le festività natalizie. Di questo parliamo in questi primi 10 minuti con il dottor Sinibaldo Iemboli, che è segretario coordinatore regionale dei medici italiani del 118. Intanto, buon pomeriggio, dottor Iemboli. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ospiti. Ecco, prima di parlare ovviamente di quel che è necessario, perché io credo che i cittadini debbano sapere il motivo per cui le ambulanze arrivano in ritardo, il motivo per cui un'ambulanza del 118 è sprovvista di un medico e c'è soltanto un infermiere e un autista, così come è accaduto nelle ultime ore a Trebisacce, in un caso in cui un 84enne poi ha perso la vita a Cosenza, su un intervento, di soccorso del 118. L'ambulanza è arrivata in prima battuta, ma era un'ambulanza sprovvista di medico. Dopodiché l'infermiera non se l'è sentita di intervenire e ha chiesto la presenza di un medico, quindi una nuova ambulanza che è dovuta partire da Castrovillari, ma nel frattempo sono trascorse 3 ore, diciamo, no? Poi giunge alle 15 fa tappa a Rossano, e a Rossano le prime visite iniziano intorno alle 22. Quindi è un'odissea dalla quale prima o poi bisognerà uscire. Però prima di parlare di questo, dottor Iemboli, beh, volevo chiederle, visto che è uno che aiuta gli altri, lo ha fatto per scelta, lei ama questo lavoro, ama il soccorso, ama l'emergenza, è un medico che si adopera per gli altri e lo ha fatto per scelta perché poteva fare anche altro nell'ambito sempre della medicina, ok?
E ci ha sbattuto il muso, nel senso che ha contratto il virus, ha avuto momenti anche difficili e vorrei che ce ne parlasse. Oggi, fortunatamente, la fase più critica è stata superata e negativizzato, ma ci dica quali sono state le fasi più difficili che ha vissuto in questo percorso. Che mi sento un miracolato perché stavo cercando di curare a casa molti pazienti Covid con 118, perché 118 è, rimane comunque il primo baluardo per cercare di avere una sanità di urgenza, e questo baluardo, come dire, stavo cercando di curare queste persone a casa, stavo curando circa 22, veramente mi è capitato di curare. E una di queste ho preso il Covid e me la sono cavata da poco bene, ma ho lottato tra la vita e la morte. È stata una delle mie battaglie più dure della mia vita che ho contratto. Ora io ancora sono convalescente, infatti, perdonatemi se ancora non Sì, si riesco sente un po' un a parlare affaticamento. molto bene, sono un po' affaticato. Devo salutare invece Mario Gallina che si sta posizionando e ancora conferma quel movimento lì referente per il ritorno dell'autonomia di Corigliano. Conferma? Certo, è vivo e Nessun vegeto, è vivo passo indietro. e lotta con noi, è vivo e lotta con noi. Allora, è chiaro che tendo un po', come dire, anche se queste sono argomentazioni molto serie, soprattutto per i nostalgici, per i conservatori, per chi vive, diciamo, processi culturali di un certo tipo, oggi tenderò un po', a trovare una situazione intermedia tra la serietà e un momento anche di ironia, perché avverto nella pubblica opinione, per via del Covid, un processo un po' di come dire, demoralizzante. Quindi cerchiamo di prendere le cose, no, con un po' con un pizzico di filosofia, no, mi sia consentito. Però torneremo, vorrei che sia Pacenza, Jemboli, Enrico e Mario Gallina ascoltassero questa testimonianza, perché prima poi di entrare nel merito della questione fusione, volevo che vi esprimeste su questa questione. Dottor Jemboli, adesso cosa le volevo chiedere, Sinibaldo Jemboli? Io noto, ho percezione, seppure adesso in queste ore, forse qualcuno si è reso conto, che ci sia una sorta di superficialità, diciamo, nei cittadini, no? Si è ancora troppo elastici, forse non si è capita la gravità, si pensa che questo virus possa colpire solo gli altri e non ciascun singolo cittadino. Cosa si sente? Qual è il messaggio che sente di avvertire e di trasmettere all'opinione pubblica? Io vi dico, state attenti perché non è una passeggiata. Il virus è subdolo. State attenti agli immigrazionisti, che secondo me stanno facendo qualcosa di veramente orribile. Si lotta in poche ore tra la vita e la morte, come è successo a me. Io pensavo, tra l'altro, di saperlo gestire essendo un medico dell'emergenza. Invece no, arrivato a un certo punto, desaturavo in una maniera improvvisa che mi stava portando da lì a poco alla morte. Ecco perché dico, non è una passeggiata, state attenti ai colleghi, state attenti alle persone, state attenti e cerchiamo di stare attenti fino a quando almeno una parte della popolazione non venga vaccinata. Capito? Dottor Perché Jemboli, ascoltando un po' quel che dicono, diciamo, virologi, medici sulla stampa nazionale e non solo, pare che il virus tendenzialmente abbia una propensione a colpire chi ha, diciamo, un patrimonio, diciamo, delle difese immunitarie piuttosto debole, basso. È così? E poi, visto che ha colpito lei, no? Ci dica, lei ha avuto o ha avuto un. io non ho patologie di sorta Di comune. nessun tipo. Ero in piena salute, ho 56 anni e svolgo il ruolo di 118ista da 20, quindi non mi sono interrato perché ho la forza per poterlo fare, perché per alcuni mestieri o professione ho anche la forza fisica, altrimenti capito, io sono in pieno benessere, in pieno Quindi benessere. nessuno è esente, anche le Assolutamente. persone che fanno i palestrati possono essere a rischio, tanto per intenderci. Sì, a tutti, ecco perché è un grido di allarme che voglio
allarmare, un grido di allarme nei confronti di tutte le persone che possono contrarre il virus. In questo momento c'è un medico di Trebisaccio, qui faccio i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo, che del 118 che sta di animazione in questo momento, anche lui torna a 57-58 anni. Stiamoci attenti, state attenti. Ora, dottor Iemboli, purtroppo avendo un pessimo ritorno in cuffia, devo purtroppo avviarmi a conclusione. Piacevolissimo conversare con lei. Volevo chiederle però, anche qui, in termini di organizzazione, perché lei è un medico del 118, volevo chiederle, perché i cittadini talvolta, vuoi per la, per l'immediatezza di un fatto, la tensione che sale alle stelle, sono propensi e hanno attitudine a prendersela con l'ambulanza, con il personale interno all'ambulanza, che spesso arriva anche senza un medico, no? Arriva in ritardo, molte ambulanze, per esempio, per fare un soccorso, che ne so, a Rossano, arriva da Trebisacce e viceversa, o da Corigliano a Cariati. C'è una confusione totale legata a cosa, dottor Iemboli? Legata a una disorganizzazione, ma che non dipende dal 118, è una disorganizzazione che dipende dal fatto che molti medici, tra l'altro un po' ammalati come me, mancano medici. E poi perché? Perché non si è capito che il medico del 118 deve essere stabilizzato, deve essere dipendente, perché altrimenti fare. E il nostro territorio, almeno in questo, visto che tutti i presidi sono stati ridimensionati, alcuni torti nella sifalite, e questo è un discorso che sappiamo bene, visto che manca un emodinamico, visto che manca il centro stroke per un ictus, visto che siamo la sanità più bistrattata di questo, a questo punto il 118 dovrebbe rimanere un presidio serio che bisogna aiutare a conservare. Però se non gli si dà la dipendenza, sicuramente questo, il 118, finirà per diventare solo infermiere. Se ci fosse stato un medico già da prima, il paziente di Trebisaccio si sarebbe salvato, perché avrebbe avuto le cure del medico direttamente in ambulanza. Grazie dottor Iemboli, grazie. Per tante altre volte, Matteo, io non voglio essere un uccello del malaugurio, però avremo molti morti nel nostro territorio che non si dà l'importanza dovuta a quello che è il 118. Grazie. Dottor Iemboli, sì, ci ritroveremo però in altre circostanze, perché volevo approfondire questi aspetti che sono molto importanti, se non altro per creare una catena di ascolto nell'opinione pubblica. Molto legata a se stessa, spesso abbiamo questi problemi, cioè pensiamo ai singoli e non pensiamo a provvedimenti di massa, ok? Quindi su questo poi la consulterò, perché vorrei che si sensibilizzasse attraverso chi vive sul campo queste questioni. Grazie, dottor Iemboli. Grazie, buona serata. E in bocca al lupo. Allora, partiamo subito. Dicevo, Mario Gallina, che è stato collegato con noi, ma solo dopo, per questioni tecniche. Chi parlava? Mario Gallina c'è? No, non mi pare. Enrico Iemboli. Allora, Enrico Iemboli, Comitato 100 Associazione, da qui poco parleremo di diffusione. Però la testimonianza che abbiamo ascoltato, vissuto, anche come personale, direi, come persona che ha vissuto direttamente questo processo, emotivamente coinvolge, no? In qualche misura. Noi abbiamo anche lottato nel corso degli anni perché questa grande città, oddio, è un po' presto, però perché questa grande città si facesse valere e contasse ai vari livelli, però ancora tocchiamo con mano questo senso di precarietà, insomma, no? A partire da queste esperienze e da questo momento difficilissimo per tutto il mondo, non solo per noi, della pandemia. Prego, Enrico Iemboli. Io non parlerei subito degli obiettivi che ci eravamo posti quando abbiamo iniziato il processo di fusione rispetto all'andamento delle cose, perché purtroppo noi abbiamo una realtà, un momento storico
al quale siamo arrivati veramente degradandoci negli anni, negli ultimi decenni, non è una cosa di oggi. Avevamo intenzione di porre freno, halt, a questo decadimento e a questo degrado, ecco, con uno strumento che era rappresentato, per me ancora, per me rappresenta, l'alto là a tutto questo decadimento che è la fusione. Che cosa significa? Significava e significa che una forza, una rappresentanza di una popolazione vasta, quindi di una città, noi ci vantiamo di no, quasi 80.000 abitanti, ma una città no, di 80.000 abitanti che poteva essere non solo demograficamente, ma anche politicamente, perché è la politica che fa, come dire, fa e disfa le cose. Però, ecco, creare le condizioni per dire alt, perché ci siamo noi, c'è questa realtà. Io credo che questo fatto, questa realtà non sia stata e non è ancora rappresentata nelle istituzioni, perché la prima raccomandazione che mi sono augurato che la nuova amministrazione facesse era quella di, primo, far filtrare il concetto che c'è questa realtà demografica di 80.000 abitanti dove? Nelle istituzioni, perché purtroppo ancora ci considerano separati e quindi due entità separate perché fa comodo agli enti subcomunali in considerarci in questo modo, sia dal punto di vista economico, politico, eccetera. E poi ecco, immaginarla questa città come doveva essere sviluppata. Io credo che l'idea verso il futuro di come si immagina la città non ci sia proprio da parte dell'amministrazione comunale in carica. Però ecco, questo fatto almeno che non costa nulla far penetrare il concetto, far rappresentare la città che c'è presente e nuova e ha bisogno di essere come dire, tenuta in considerazione, ecco, anche questo concetto è venuto meno perché? Perché la forza politica, sia della politica dell'espressione locale che il territorio ha espresso, e sia la forza locale amministrativa, no, per me non sono stati in grado e non sono in grado, sperando che cambiano il passo, di rappresentarla, perché si considerano soltanto dei numeri. Noi abbiamo dei numeri eletti. Non abbiamo quella statura politica che ha la capacità di poter far penetrare il concetto che qui c'è una città di 80.000 abitanti con le sue esigenze, con i suoi programmi, con i suoi progetti e quindi con le sue idee. Ecco, questa forza, a mio avviso, ancora non è uscita fuori. Ora non so se Mario Gallina è collegato perché non lo vedo ancora nel riquadro. Nel caso in cui dovesse essere collegato, no, mi dicono di no. Procediamo, se c'è Mario Gallina, procediamo con Mario. Mario, mi ci ascolti? Mario Gallina, ci ascolti? Ci siamo? Io sì, ci sono, ma ho dei problemi. Non so se è la trasmissione o sento un po' a tratti. Non so se che il mio Noi ti telefono sentiamo. dovrebbe, boh, non lo so. Comunque, senso dell'intervento. Purtroppo il problema c'è. Nel frattempo mi sposto su Giuseppe Pacenza. Giuseppe Pacenza, come dicevo, è il responsabile della comunicazione Fusione Comuni Coordinamento d'Italia. Ha seguito questo processo sin dalle prime battute. Rispetto a quel che diceva, ad esempio, Jemboli, no? Pacenza, ci considerano ancora altrove separati, non c'è un'idea vera di fusione in questa amministrazione comunale, manca, diciamo, uno spessore e una autorevolezza politica in grado di portare avanti questo processo. Ecco, su questi punti. Allora, con il professore Jembori abbiamo fatto un percorso in comune, però devo dissentire su tutto. La statura politica, cosa vuole dire con la statura politica?
Cioè, io questo non l'ho capito. Cosa significa? Che doveva rappresentarci chi? Non lo so. Cioè, perché dal passato non c'è nessuno. Scusatemi. Altrimenti non staremmo nemmeno qui a parlare. Nel passato non c'è niente. Di politica, di statura, nel passato qualche raro caso che... figurate, io non me lo ricordo, però se mi aiutate, qualche raro caso c'è stato, ma lì eravamo e lì siamo arrivati al punto di che abbiamo dovuto trovare questo escamotage. Per alcuni questa idea è stata un escamotage per fare quel salto di qualità. Sì, sì, vai avanti, vai. Ma mi sentite? Ok, purtroppo le cose non stanno proprio così, perché un'idea come l'idea diciamo dell'impianto delle fusioni è un'idea che nasce e poi ognuno la può vedere, la può manipolare a suo modo. Secondo me invece questa amministrazione, e io l'ho dissi in tempi non sospetti, lo dissi in un convegno al polifunzionale lì a Corigliano, mi sfugge il nome, come si chiama adesso quella struttura, quando dissi bisogna adesso creare le basi, non è che una fusione arrivi con la bacchetta magica e tutto ad un tratto diventa tutto bello e diventiamo Milano, cioè noi non siamo né Milano, ma non siamo nemmeno Cosenza, questo lo sappiamo benissimo. Noi la dobbiamo costruire ancora la città. Noi dobbiamo adesso fermarci adesso per esigenze pubblicitarie, poi torniamo da qui a poco e riprenderemo qualcuno. Da qui a pochi spot pubblicitari. Grazie. Lo sapevi che il liceo scientifico di Corigliano è il più antico della provincia di Cosenza? E che il nostro liceo classico è nato qui, nel 1865, come ginnasio Garopoli. Invece, il liceo delle scienze umane è nato di recente, per arricchire l'offerta formativa dei nostri licei. Ma a cosa servono i licei in un mondo multimediale come il nostro? Ad aprire la mente e a sviluppare il pensiero critico. Conoscere il passato per meglio affrontare il futuro. La scuola per le materie umanistiche è il liceo classico. Se invece ami matematica e fisica, ti consiglio il liceo scientifico, dove le materie tecniche sono predominanti. Ti affascinano la pedagogia e lo studio della mente? Per te c'è il liceo delle scienze umane. Sai che noi, quest'anno, ti offriamo due nuovi potenziamenti. Il Legaliter, che inserisce le materie economiche. Con l'International School affronterai lo studio in lingua inglese, di latino e matematica. La nostra è una scuola di lunga tradizione, ma che guarda al futuro. Una scuola 3.0. Qui non ci si annoia mai. Allora ti aspettiamo. Scegli il tuo futuro. Scegli i licei di Corigliano. Non ti sentiamo, Matteo. Ok, dicevo 15 e 32 minuti primi, in diretta, informazionecomunicazione.it, a rete unificate con altri blog e testate giornalistiche, parliamo di fusione, il tema ha particolarmente sentito, seppur siamo in una fase difficile di pandemia, però no, sotto bosco c'è qualche umore
che va in contrasto. E allora abbiamo titolato oggi, diciamo, fusione tra conservatori incerti e possibilisti, e ne stiamo parlando con Giuseppe Pacenza, responsabile comunicazione, fusione comuni d'Italia, e ancora Enrico Iemboli, componente del Comitato Centro Associazioni, e a fasi alterne riusciamo ad avere Mario Gallina, che è un nostalgico, un conservatore, sempre detto no a questo tipo di fusione. Avevamo interrotto Giuseppe Pacenza, dopodiché se continueremo ad avere problemi con Mario Gallina, magari proveremo ad avere un collegamento telefonico e ascoltare il suo punto di vista rispetto a questo tema. Pacenza, a conclusione dell'intervento per poi ascoltare Iemboli. Ecco, volevo finire il mio pensiero perché questa città nuova, che voi non lo sapete, ma con FCCN ne parliamo in tutta Italia, perché è presa ad esempio da tutte le città già fuse e quelle che vogliono fondersi. È una città da costruire, da buttare le basi adesso. E le basi, badate bene, questo dal centro-sud Italia, cioè tutto il centro-sud Italia, può arrivare anche Dio ad amministrare, non tiriamo fuori Dio, cioè uno bravissimo, il più bravo al mondo ad amministrare gli enti pubblici, i comuni che abbiamo al sud Italia, e si troverà una marea di ostacoli, una marea di arretrati, perché tenete conto che noi abbiamo unito due città che chi per un verso e chi per un altro in settori diversi è due città, diciamo, ridotte, ma non proprio malissimo, ma male. Cioè, ci sono alcuni quartieri che erano proprio ridotti a brandelli, se guardiamo alcune aree. Quindi la prima cosa da fare è normalizzare la città, uniformare tutto quello che riguarda la macchina comunale, e quindi la macchina comunale andava rivista anche alla ricerca di nuove competenze professionali che mancano, mancano seriamente, perché badate bene, lì, ma questo non a Corigliano Rossano, questo in tutto il centro-sud, la maggior parte delle persone sono state calate, vecchie, non oggi, sono state calate dentro le amministrazioni, dentro la sanità, visto che prima parlavamo di sanità, dalla politica. Cioè, non è gente che è lì perché su archi e scienze, è gente che è lì nemmeno ha fatto il concorso, alcuni non hanno fatto nemmeno il concorso. Cioè, voi dovete capire questo, che quindi bisogna prima uniformare la città, e uniformare, per fare tutto ciò bisogna avere la macchina comunale, che poi, che sia Flavio Astasi a gestirla, o che sia Mandrake, o che sia il Presidente della Repubblica, se non hai la macchina che funziona, è fatta per bene, non si va da nessuna parte. Poi la fusione, allora, Pacenza, finisco. La fusione, voglio dire quest'altra cosa, la fusione non avviene in un anno, due anni, tre anni, perché bisogna fare grandi progetti, ma già ci sono gli effetti positivi della fusione. Se vuoi ne parliamo dopo, anzi ne dobbiamo parlare degli effetti positivi, perché nessuno li sottolinea questi. Un attimo, Mario Gallina, collegato questa volta telefonicamente, perché altrimenti non riusciamo a ripristinare il collegamento con Mario. Mario, buon pomeriggio. Io non so se hai avuto modo finora di seguire, ma ad intervalli di tempo, immagino qualcosa. Un po' a salti in bocca, come dire. E quindi qua abbiamo delle tesi anche un po', se vogliamo, contrastanti, no? Tra due fusionisti, cioè Pacenza da un lato e Enrico Iemboli dall'altro. Uno dice che probabilmente c'è un problema anche di autorevolezza e di prestigio perché possa andare avanti questo processo di fusione. Questa città ancora altrove, quindi a Catanzaro, Reggio, Roma, viene vista un po' separata e divisa.
un'idea comunque che non c'è in questa amministrazione, ragion per cui ci sono delle ripercussioni. Dall'altra, la posizione di Pacenza dice ci sono, c'è tanto in cantiere che ancora non si vede, c'è una burocrazia con tanti limiti, ok? Poi riprenderà la parola Pacenza per dirci quello che non si riesce a vedere all'esterno. Qual è il tuo punto di vista? Ma il mio punto di vista è quello che, diciamo, le cose della vita, come tutte le cose della vita, possono essere giuste o errate, nel senso che la direzione che si prende, che si vuole prendere, può avere degli sviluppi che, come dire, che innescano poi il futuro, come è sempre avvenuto, oppure delle situazioni che il futuro chiaramente lo bloccano. Questa è stata una di quelle situazioni che è stata voluta non dalla cittadinanza, ma è stata voluta da, diciamo, a tavolino, è stata una partita giocata a tavolino, pensando che siccome si arrivava a fare la somma di due paesi, un paese più un altro, 40 più 40 fanno 80, e 80 matematicamente vale più di 40. Questo qua è un errore marchiano rispetto a quello che si vuole poi dopo ottenere, rispetto all'autorevolezza di una città. L'autorevolezza di una città la si conquista negli anni, col tempo, nella storia, non la si conquista sommando semplicemente il numero di abitanti o sommando il numero dei metri quadrati o chilometri quadrati che la città occupa. È stato un errore enorme, perché una somma burocratica non porta automaticamente ad avere un peso nell'ambito della città, del nostro territorio, che sia. Questo è l'errore fondamentale al quale ancora non ci si rende conto e col quale però nel tempo dovremo fare per forza le dovute conseguenze, perché non dobbiamo solo per conseguenze, perché altrimenti non andremo da sua parte. Ecco, però le ragioni, al di là dell'idea, cioè se è condivisibile o meno, queste ragioni legate alla burocrazia, ad un'amministrazione oggi in carica non adeguata, secondo gli Emboli, a questo processo, reggono, a prescindere da come la pensi, diciamo, sul... No, va bene, non voglio difendere, non è che io mi affeziono al mio modo di vedere, però quando si siede intorno a un tavolo per prospettare un futuro, dico semplicemente un discorso anche urbanistico, no? Il discorso deve venire da lontano, non si può pensare che da oggi a domani, poiché c'è stato un referendum che ha detto che questa città è diventata una città di 80.000 abitanti, automaticamente il tutto diventa commisurato agli 80.000 abitanti. Il ruolo, lo spazio, la visibilità, quella appunto che dichiariamo come autorevolezza, la si conquista nel tempo, non può avvenire da oggi. Ma questo personale politico amministrativo di oggi è in grado di guidare questo processo o no? O chiunque avrebbe avuto problemi ad amministrare? Allora, sicuramente non è pronto, ma il problema è ancora più grave, nel senso che è un po' come noi prendessimo un bambino di un anno e glielo mettessimo per forza alla guida di un autotreno. Allora, non è perché il bambino sembra che sia molto sveglio, sia attivo, può essere in grado, ci sono delle cose che non possono e anche spingendole non possono portare degli sviluppi positivi. Io mi rifaccio semplicemente a un discorso che forse fa capire meglio la cosa. L'autorevolezza discende anche dalla capacità di una città di fare spazio e di sgomitare con le altre città, va bene? Per diventare città tu devi avere un interland, un peso economico, tutta quanto una variegatura di interessi che girano intorno alla tua città, che dovrebbe essere commisurata al tuo valore 80. Qui invece si continua ad avere, perché è così e non può essere altrimenti che così, continua ad essere due valori da 40 che girano ciascuno intorno al proprio interland. Se tu sei 40, varrai sempre 40. Eccoci qua, fermiamoci Mario. Enrico Iemboli, qui se siamo 40, rimaniamo 40, insomma, e voglio che
no? Ma io, della con rispetto delle opinioni degli altri, ragiono in termini politici, non in termini aritmetici, perché ognuno ha la propria cultura. Io ho la cultura politica, gli altri amici avranno la cultura politica e professionale che forse in questo momento sta prevalente. Perché? Noi non abbiamo mai pensato che 40 più 40 faceva 80 e bastava questo. Non è un caso che io ho introdotto il concetto dell'autorevolezza, della forza politica che bisognava avere e che bisogna avere per dimostrare agli altri che ci siamo, ma non perché abbiamo 80.000 abitanti, perché questo territorio con 80.000 abitanti rappresenta un'economia, rappresenta uno sviluppo, e ci sono un sacco di attività qui sul territorio. Insomma, l'autorevolezza, perdonatemi se lo dico, non si conquista negli anni, ma si dimostra, e si dimostra dal primo momento l'autorevolezza, ma si dimostra quando o ce l'hai o non ce l'hai. A mio avviso non ce l'ha autorevolezza né l'attuale governo locale e comunale, né l'attuale rappresentanza parlamentare regionale o nazionale. Non ne hanno. Dici, ma allora, ma che dobbiamo fare? Sarebbe dovuto accadere, Iembo. Proprio in virtù di questa considerazione, non è un caso che quando abbiamo parlato di candidature, io ho fatto una proposta importante dove invitavo, con la quale invitavo tutti a fare un atto di responsabilità per concorrere con le proprie idee, e ho chiesto la disponibilità di tutti a candidarsi. Tutti disponibili a candidarsi ci mettevamo di fronte a un tavolo. Ovviamente io non ero e né avevo intenzione di candidarmi, io lavoro soltanto come impegno civico. Ci si metteva di fronte al tavolo e colui che aveva in questo momento, in quel momento storico del giorno del periodo delle elezioni, ecco, si sceglieva la persona che era più idonea, ripeto, non più brava o meno brava degli altri, più idonea, e gli altri concorrevano perché c'era spazio per tutti. Ma il concetto doveva essere che il sindaco doveva essere candidato di una squadra. Perché di una squadra? Doveva essere candidato di una squadra perché non è una realtà facile. Non è un'amministrazione che è caduta e quindi bastava proseguire. E no, è una città da costruire, ecco perché c'era bisogno della squadra e quindi delle varie esperienze. Ovviamente guidati e portati avanti le idee da chi poi veniva eletto sindaco, e che acquistava ancora di più forze e autorevolezze perché suffragata, aiutata da una serie di professionalità e suffragata anche dalle potenzialità del territorio che forse dimentichiamo. Noi siamo l'economia più grossa della provincia di Cosenza, Cosenza ha 4 uffici. Noi l'economia vera è qui, in questo territorio rossano corigliano e in tutta la piana di Sincari. Ecco perché parlavo di autorevolezza, ma in questi termini, non sommatoria aritmetica di 40 più 40. E poi volevo dire, per quanto riguarda l'idea, ecco, quella fusione, è vero, è passato un anno e mezzo. Forse noi cittadini non sappiamo nulla di quello che ha programmato o progettato l'amministrazione comunale, ma proprio perché non sappiamo nulla, reclamiamo, io personalmente reclamo, se ci sono idee già messe in cantiere, di saperle come cittadino, ma soprattutto, ecco, la domanda che dobbiamo porci, ma soprattutto gli amministratori devono porsi: io ce l'ho l'idea di come deve sorgere la città, io ce l'ho l'idea di come devo impiantare, ecco, parlavamo di base poco fa, questa nuova città, questa nuova realtà, tenendo conto, ripeto, della potenzialità che il territorio ha. Ecco, a me non pare che sia trasferita l'idea che ha l'amministrazione comunale ai cittadini, che hanno pure il diritto di sapere. Invece, proprio per questa mancanza di informazione o di idee, o forse per la mancanza proprio di progettualità di idee, c'è quasi una rassegnazione nella città. Questo è inutile che noi possiamo discutere come vogliamo,
ma la realtà è quella che si coglie, non quella che si immagina. Noi non possiamo fare i paladini a difesa di questo o di quello. Io sono disponibile a qualsiasi confronto, Enrico, ma in modo oggettivo, senza Enrico, mai, come non ho mai chiesto nulla nella mia vita, voglio soltanto contribuire a far decollare il territorio dove abito, perché per me è un dovere dare una prospettiva non solo a noi ma anche ai giovani. Insomma, ecco, io forse avrei da dire tante cose, però mi fermo qui in modo che do la possibilità anche agli amici di dire il loro pensiero. Ascolti Enrico, pronto? Giuseppe Pacenza? Sì, sì. Ah, ok, ok, aspettate un attimo. Il problema è che mi sentite sia Iemboli che Giuseppe? Sì, io sento. Sì, sì. Ok, ok. Allora, però i tempi non ce la facciamo, se sono interventi lunghi, noi abbiamo altri 5 minuti. No, ma io ho finito di proposito. Ecco, il discorso, no, ti volevo chiedere che significa per te essere autorevoli, cioè quali sono i provvedimenti, ma in sintesi, che ti saresti aspettato? No, ma non c'è bisogno di girarci intorno, l'autorevolezza è quella capacità di convincere gli altri delle proprie idee, ecco, questa è l'autorevolezza. Atti concreti però, nulla? Atti concreti? Come? Come atti concreti, cosa ti saresti aspettato? Ma atti concreti come? Ecco, avendo un progetto chiaro che tu esterni, quindi gli atti concreti quali sono? E quelli che poi metti sulla carta, e quelli che tu presenti, rappresenti, e quello che tu comunque discuti con gli altri, perché ripeto, questo è uno dei territori più ricchi della fascia ionica, ma non abbiamo la capacità e l'autorevolezza di farli penetrare, di farli capire agli altri. L'autorevolezza è questa, è convincere gli altri che le proprie idee sono buone, non migliori degli altri, ma sono buone. Ah, ecco, questo è posso intervenire un secondo? Pacenza, subito. Posso intervenire un secondo? Ecco, questa autorevolezza la si ottiene nel momento, cioè, allora, fare i progettini per poi dire com'è il palazzo, se poi non ci sono le fondamenta, bisogna prima partire dalle fondamenta. E comunque, ma si siede di fronte a Conte e a Speranza in questo caso insieme agli altri sindaci dei capoluoghi, che cos'è? Non è autorevolezza, una conferenza dei sindaci che si riprende, che io non ho memoria che si facesse la conferenza dei sindaci della provincia di Cosenza e comincia, che cos'è? Non è autorevolezza questa. E grazie a che cosa ha fatto la conferenza? Proprio perché è una città grande che rappresenta. Se eravamo separati non c'era questa posizione. Scusami Giuseppe, perdonami. Lo devi dire a Gallina questo, non a me. Io quindi l'autorevolezza la vedo. Io la vedo. No. C'è chi la vuole vedere sotto forma di il progettino del palazzo a Inziti, o l'Enel, non lo so, trasformata in, o quell'altro con la funivia, che sono bellissime, tutte cose bellissime, ma l'autorevolezza della città adesso c'è, perché è rappresentata. E poi devo dire anche un'altra cosa, ma di cose se ne stanno facendo per la fusione? È ovvio. Manca la comunicazione, manca una comunicazione che secondo me stanno aggiustando anche il tiro, anche da questo punto di vista. Però è perché purtroppo i primi 2-3 anni, e questo Enrico lo sai anche tu, che non, i primi 2-3 anni erano di rodaggio e non, bisogna uniformare proprio le strutture, a cominciare da questo. Poi è normale che poi si arriverà ad avere le splendide idee, progetti e quant'altro. Però l'autorevolezza c'è, perché vedere il sindaco seduto lì insieme agli altri 5 capoluoghi di città è autorevolezza. Vedere il sindaco dal Papa, vedere il sindaco, chiunque esso sia, che sia chiaro questo. Vedere il sindaco da Speranza in un'altra occasione, questa è autorevolezza che prima non avremmo avuto. Mario Gallina, c'erano tutti dal Papa. Mario Gallina dice c'erano tutti dal Papa. Ma allora sentite, vabbè, io voglio dire una cosa all'architetto Gallina.
perché proprio da un architetto, ma senza minare la fare... marina. Ok, andiamo avanti. Io non mi aspetto un qualcosa di chiuso, ma di aperto. E il fatto che lui dica 40 più 40, ma scusate, da qualche parte bisogna pure cominciare. Non è che bisogna cominciare a fare la conta delle scrivanie, carissimo architetto. Noi abbiamo qualche commento che è un po' nella direzione opposta di chi pensa, di chi è a favore. Ma guardate, bacchette magiche non avrebbe avuto nessuno. Secondo me la dovremmo rifare un pochettino più comodamente questa cosa, perché sono argomenti importanti. Allora, io penso che ci si un po' confonda tra l'autorità dei numeri, cioè l'autorità oggettiva dei numeri, e l'autorevolezza che invece viene dall'essere veramente grandi, non pesanti, grandi. Allora, qui è tutto quanto l'equivoco. Se io, signori miei, se io prendo 2 500, le metto insieme, non ne posso fare una 1000. Non può venire mai una macchina che ha 1000 di cilindrata. Saranno sempre solo 2 500 che metto insieme. E questo è il discorso che non si è capito. Tra l'altro, quello che secondo me sfugge è questo. E nel frattempo, adesso io non voglio per carità difendere Stasi, perché non ha certamente bisogno della mia difesa, ma chiunque, qualsiasi sindaco che si fosse avvicendato in questa triste vicenda, avrebbe dovuto avere la responsabilità, come ce l'ha Stasi, nel frattempo di portare avanti due paesi che erano tutti quanti, tutte e due sono, tutte e due alla canna del gas. Cioè non si può pensare in grande se qua ci manca l'acqua, se qua le fognature si confondono con l'acqua potabile, se le strade sono quelle che sono, e noi vogliamo fare i grandi discorsi di Manhattan quando abbiamo praticamente la campagna che ci sta mangiando la città. Gallina, purtroppo con i tempi non ce la facciamo, e ha ragione a ripetere questa trasmissione, magari siamo stati costretti in sessione telematica in questa fase, ma con il nuovo anno mi auguro di poterla fare di viso, una trasmissione del genere. Iemboli, qui dice: è possibile fare ragionare in grande quando abbiamo problemi di fogna, per esempio. Ma i problemi ordinari, qua vorrei precisare un'altra cosa. Una cosa è l'ordinarietà degli interventi, che l'amministratore, io ho fatto l'amministratore, queste cose le lasciavo all'apparato, ai dirigenti, all'ufficio tecnico, agli impiegati. Io devo fare politica perché sono chi rappresenta giuridicamente l'ente e la popolazione. Non è che io, qua insomma, si aggiusta una fognatura e si esulta chissà che cosa si è fatto. L'idea della fusione non è questa. Questa è ordinarietà che bisogna fare. E per cui, ripeto, non è questo che io ho sempre concepito o noi del comitato abbiamo concepito. Io vorrei dire soltanto una cosa che non accetto, forse non sono stato chiaro quando ho parlato di ragionare in termini politici e non in termini aritmetici. Non è che noi abbiamo mai pensato che 2500 facessero una Maserata. Noi abbiamo sempre pensato in modo diverso. Se poi questa idea non si riesce a recepire e si ragiona sempre che 2 più 2 fa 4, in politica 2 più 2 non ha mai fatto 4. E la politica è un'altra cosa, bisogna praticarla, bisogna avere, ecco qua, l'esperienza per poter guardare fuori e lontano con orizzonti diversi. Qua non riusciamo a vedere nulla oltre la siepe. E io, perdonatemi, sono accorato perché io vedo alcune cose che dovrebbero farci decollare, alcuni ragionamenti che dovrebbero farci evolvere, alcune cose che non si fanno in termini di ragionamento per amalgamare due culture, perché vedete, voi non lo so se conoscete o avete letto bene la legge sulla fusione, la numero 2 del 2018. Il 2002 del 18 parlava anche, oltre alle altre cose, di statuti, di un altro fatto importante è quello dei municipi, che non si è affrontato, perché in questo modo con i municipi si avrebbe anche la rappresentanza locale dei cittadini, eccetera. Però
prevedeva anche una cosa la legge, ecco perché prevedeva l'amalgamo culturale, ognuno con le proprie tradizioni, ognuno con la propria storia, e due popoli, ecco perché bisogna ragionare in termini politici e guardare lontano. Se non si ha questa capacità di guardare lontano, io non ho. Ferma, resta solo mia intenzione. Posso sottolineare, ribadire una cosa di Enrico? Posso? Un attimo, un attimo. La stessa legge prevede le scissioni, dice Mario. Sì. Oltre alle fusioni prevede anche le scissioni. Chiudiamo, Pacenza. Sì, certo. È una legge completa. Dicevi, Pacenza? Ma volevo dire, il fatto dei municipi, voglio rispondere a Enrico, il fatto dei municipi avviene dopo aver redatto lo statuto, e da lì in poi ci saranno anche i municipi. Su una cosa ci troviamo tutti quanti d'accordo comunque, che 2.500 non fanno il 1.000, il 2 più 2 non fa 4, su questo ci troviamo d'accordo, però io sono sicuro che questa amministrazione, ma non perché è questa amministrazione, è perché l'impianto della fusione costringe chiunque amministra e verrà, questa amministrazione porterà in porto l'ospedale nuovo, il tribunale di nuovo tornerà, perché siamo una città, vi faccio un esempio stupido, piccolissimo, le ciclovie. Noi come Corigliano Rossano riceviamo una roba come, ve lo dico subito, noi riceviamo praticamente il 50% di percentuale in più rispetto a una città con meno di 50.000 abitanti, che ne riceve solo il 3%. Va bene, questo devo andrà chiudere. A incidere poi sulle infrastrutture. Purtroppo devo chiudere, ci sono stati problemi di collegamenti in termini di sessioni, ci ritroveremo però. Questo argomento va trattato con più lungaggine. Assolutamente, vanno trattati in maniera più approfondita, lo faremo, è un impegno che assumiamo. Ringrazio Enrico Iemboli, Comitato Centro Associazioni, ringrazio Giuseppe Pacenza, responsabile comunicazioni fusioni comuni coordinamento nazionale, e Mario Gallina, comitato ritorno all'autonomia, referente o presidente? Presidente. Grazie a tutti, alla prossima. A voi grazie, salute a tutti. Sapevi che il liceo scientifico di Corigliano è il più antico della provincia di Cosenza? E che il nostro liceo classico è nato qui, nel 1865, come ginnasio Garopoli. Invece, il liceo delle scienze umane è nato di recente, per arricchire l'offerta formativa dei nostri licei. Ma a cosa servono i licei in un mondo multimediale come il nostro? Ad aprire la mente e a sviluppare il pensiero critico. Conoscere il passato per meglio affrontare il futuro. La scuola per le materie umanistiche è liceo classico. Se invece ami matematica e fisica, ti consiglio il liceo scientifico, dove le materie tecniche sono predominanti. Ti affascinano la pedagogia e lo studio della mente? Per te c'è il liceo delle scienze umane. Sai che noi, quest'anno, ti offriamo due nuovi potenziamenti. Il Legaliter, che inserisce le materie economiche. Con l'International School affronterai lo studio in lingua inglese, di latino e matematica. La nostra è una scuola di lunga tradizione, ma che guarda al futuro. Una scuola 3.0. Qui non ci si annoia mai. Allora ti aspettiamo. Scegli il tuo futuro. Scegli i licei di Corigliano.